tutti! Piccola pausa natalizia dalle prove prodotto. Spero che l'idea vi piaccia, è un video su una passeggiata a San Gregorio Armeno, che è uno dei posti tipici napoletani dove andare a passare un pomeriggio carino di Natale. Se l'idea vi piace, avrei intenzione di fare un altro paio di video, fatemi sapere. In molti mi avevate scritto che questa idea vi piaceva e per quello ho realizzato questo primo video. In realtà non sapevo neanche come chiamarlo vlog, io non sono molto pratica di queste cose, quindi spero che comunque non vi annoi e se vi piace scrivetemelo, così appunto avevo intenzione di andare a vedere anche ad esempio Salerno, che è molto bella in questo periodo, e poi casomai qualche altra cosina. Buona visione! Eccoci qua, siamo in metropolitana in direzione San Gregorio Armeno. Per la tua felicità, che faccia che hai! Quanto sei contento da 1 a 10 di accompagnare? 11. Quanto è vero, si vede proprio. Andiamo in metropolitana perché Piazza Dante è tutta quanta chiusa e per arrivare dobbiamo arrivare con i mezzi pubblici. Forse sarà una bella cosa, però noi ci annoiamo terribilmente, ma lo facciamo lo stesso. Tu sei contento di andare a finire? Ci vediamo dopo. Ma riprendi sempre o se vuoi? No, no, adesso sto riprendendo. Siamo arrivati a Piazza Dante e io, che sono il genio del male, quando è che ho pensato di venire a fare questa ripresa? Di notte? No. Non è notte, sono le 5, siamo venuti alle 4, siamo scesi più o meno, ovviamente adesso si è fatto buio, quindi spero che la telecamera riprenda bene. Vabbè, noi andiamo, ci vi faccio vedere. È il pareggio. Attenta, sta venendo già l'allergia, più ci avviciniamo a San Gregorio Armeno, peggio stai, ti vedo. Vabbè, ci vediamo fra un po'. Arrivato a questo punto siamo quasi a Piazza del Gesù. So bene che starete iniziando a pensare che Andrea dica solo tre parole: sì, no, sorriso. Forse. Che forse. No, comunque giuro che so dire anche altre cose, solo che l'ho costretto a venire, poi si scioglierà un pochino, ti scioglierai un pochino. Correre i segni della tosse, scusate, vi faccio vedere un po' Piazza del Gesù. Intanto noi abbiamo scelto di fare questa strada, questo qui è l'obelisco al centro di Piazza del Gesù, lì c'è chiese varie, una è il monastero di Santa Chiara e adesso andando dritto dovremmo trovare San Gregorio Armeno. Dico dovremmo perché ogni volta che vengo qui per il semplice fatto che ci sono strade e stradine. Sono un po' triste, non ci sono le luci, io speravo di trovare le luci. Perché non ci sono le luci? Per protesta. Ma come per protesta? La mia tosse persiste, ci vediamo dopo. Qui inizia San Gregorio Armeno, primo negozio con pastori vari. C'è molta gente, ma non ci sono le luci! Io ci sono rimasta malissimo. Uff, io volevo le luci, perché non ci sono le luci? Vabbè, comunque adesso andiamo alla ricerca di qualche pastore particolare. Tutti gli anni fanno qualcosa di buffo. Vediamo se anche quest'anno l'hanno fatto. E, ok, alla ricerca del pastore buffo. Gente molta, bancarelle non tante. È vero, io sono i primi di dicembre, però speravo di trovare qualcosina in più. Oh, qui ci sono più cose, più luci. Mi piace di più. Per te sicuramente. Babbi Natale di ogni sorta. Oh, le immancabili statuette dei calciatori del Napoli, che devono essere rigorosamente su ogni presepe napoletano. Decorazioni per gli alberi di Natale.
una signorina che si lamentava perché ha detto che un pastore costava 100 euro, non so se l'avete sentita. Però c'è di tutto. Sì, sarà stato fatto molto bene. Oh, beh, dai, hai almeno caratteristico. Non fare queste facce che si vede. A me piace. Anche a me. Ok, quindi. Sta già riprendendo? Sì, sta già riprendendo. Sono quasi più carine le costruzioni. Io riprendo meglio. Tu riprendi meglio? Qui c'è molta folla, chissà. Abbiamo, non so. Ti ho perso. Faccia disperata per la festa. Io non l'avevo persa, la seguivo sempre con lo sguardo. Un genio. Già mi immagino. E non solo. Eccoci qua. La canzoncina non poteva mancare. Per noi può essere anche carina, ma la signora verrà un mal di testa terribile. A sentirla tutti i giorni. Sai che non so dove siamo arrivati, perché ci siamo infilati in questa lunetta. Questo pure è bello. Oh mio Dio, ci siamo persi! Dove siamo? Tu lo sai? Napoli sotterraneo. Eh? Napoli sotterraneo. Qua vendono i presepi. Qua vendono i presepi. Lo so che. Ma la piazza. Ma lo so, ci siamo mai. Che vergogna. Ci siamo mai. Io pensavo di tagliare. Ma oggi andiamo a sinistra e torniamo indietro. Già sai. Sì, 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 sì. Vabbè. Riprendendo? Ah? Sì che sto riprendendo. Ci siamo fermati a comprare qualcosa. Indovinate cosa? Abbiamo resistito. Altro che pastori. Gita finita. Siamo in metropolitana. Ecco il nostro. Abbiamo contato il babà. Il nostro bottino. Se Andrea non vi è piaciuto perché parla poco, la prossima volta la faccio con mia sorella il video. Però non diteglielo. Ecco qua, in realtà anche io mi serve un po' scemo a prenderci così per volontà, ma ci stanno prendendo per tanti, non so se voi neanche mi sentite. Comunque, se questo video vi è piaciuto, dopo, se il video vi è piaciuto, pensate di fare un altro a Salerno, me lo fate sapere, scrivete sotto come al solito. Se il video vi è piaciuto,